Si riparte dopo una pausa forzata e allora qual è la situazione organizzativa? Assolutamente, assolutamente. Si riparte per i velisti è certamente un ritorno alla vita, perché alla vita normale intendo, ecco, ovviamente, perché è stato molto pesante questo anno in cui non si era permesso di fare poca attività velica. E la situazione è la dimostrazione che questo sentimento è condiviso da tutti i velisti, il fatto che siamo arrivati a oggi a 83 barche iscritte e altre ne arriveranno, quando noi, come ho detto in altra occasione, avremmo considerato un successo arrivare a 50-60 barche, considerando appunto che tutti gli stranieri, la maggior parte degli stranieri non ci saranno, cioè gli stranieri che non hanno le barche qua in Grecia e in Italia non parteciperanno ovviamente. Siamo estremamente felici e anche orgogliosi di essere riusciti a organizzarla. La fase organizzativa è stata dura, perché tenete conto che la regata Brindisi-Corfù si inizia a pianificare il settembre dell'anno precedente. Quindi noi abbiamo fatto in 20 giorni quello che in genere facciamo in 9 mesi. Quindi ancora adesso stiamo arrancando su tutti i fronti, i colleghi greci di là ci stanno dando una mano, certamente anche loro hanno gli stessi problemi che abbiamo noi di pandemia, di distanziamenti, di libertà. Comunque, al di là della pandemia, quali saranno le principali novità? Ci saranno novità rispetto alle precedenti edizioni? Allora, ovviamente le restrizioni le abbiamo capite, ma quali saranno le novità? Questa sarà un'edizione particolarmente sobria dal punto di vista, spettacolare, nel senso che appunto per il distanziamento, per le regole, per impedire la diffusione del Covid, non faremo il villaggio della regata in centro, non faremo gli spettacoli che usualmente facevamo, e anche in Grecia dopo la cerimonia di premiazione non ci sarà la tradizionale festa che caratterizzava la Brindisi-Corfù. Quindi dal punto di vista della regata, tecnico non cambia nulla, cioè la regata è sempre una regata estremamente tecnica, dal punto di vista sportivo ci sarà un po' meno di sociale ovviamente per queste cose.